Eh sì, Alfredo, perché comunque la dottoressa Veria aveva già annunciato in mattinata come alcuni comuni potessero già dalla giornata di oggi o di domani comunque tornare a entrare in zona rossa, e uno di questi, come abbiamo detto, è Tocco d'Acqua Sauria. E allora io ringrazio intanto il sindaco di Tocco Rizziero Zaccagnini per averci dato la possibilità di intervistarlo qui in diretta al nostro TG. I numeri negli ultimi giorni, come abbiamo detto, si sono impennati. Sindaco, la situazione attualmente com'è? La situazione attualmente è questa: abbiamo iniziato uno screening chiaramente mirato, non a tappeto, proprio per fare un tracciamento puntuale e preciso della situazione a Tocco. Assieme alla ASL abbiamo allestito qui alle nostre spalle un centro tamponi dedicato all'emergenza qui a Tocco, e dagli esiti dei tamponi siamo giunti ad oggi a 64 casi, pensiamo chiaramente comunque in leggero aumento, perché stanno ancora processando i test di ieri, e quindi avremo informazioni nella serata di oggi. Chiaramente c'è non è tanto l'aumento dei numeri quanto il fatto che si sta ramificando eccessivamente, e quindi è evidente che necessita di una situazione di stop per poter fare un controllo migliore a tappeto e mirato. Ecco, da ieri sera la decisione proprio dell'amministrazione comunale di chiudere i plessi scolastici, chiusi per oggi 5 febbraio e domani 6, state pensando anche di estendere la proroga anche a lunedì? Guardi, sì, lavoriamo ora per ora. Io pochi minuti prima di venire qui mi sono sentito con il Presidente della Regione, che ringrazio, Marsilio, e con il Direttore Generale della ASL e con la struttura sanitaria che ci sta seguendo direttamente da Pescara, perché abbiamo appunto stabilito in base ai dati che bisognava dare una stretta, e quindi saremo zona rossa probabilmente dalla mezzanotte di oggi e per una settimana. Cosa questo comporterà lo spiegheremo nelle prossime ore, dopo aver letto la delibera, l'ordinanza del Presidente Marsilio, e probabilmente le scuole anche avranno ulteriori giorni di fermo, di stop, per capire meglio anche all'interno della scuola se c'è un'evoluzione dei contagi, che ad oggi sono limitatissimi, però siccome è uscito qualche dato che ci fa mettere in allarme, abbiamo preferito intanto anticipare la chiusura delle scuole e verificare giorno per giorno cosa dobbiamo fare. Ecco Sindaco, parlavamo di questi dati in aumento sul territorio comunale, però a microfoni spenti ancora sapete se tra questi contagi, da questi positivi, ci sono dei contatti con delle varianti? Sì, non lo sappiamo, perché abbiamo iniziato a fare questi tamponi, ripeto, specifici, mirati qui a Tocco, e durante i test chi li sta svolgendo, il personale sanitario, che ringrazio infinitamente per lo sforzo che sta facendo, fa un test doppio, cioè la spiego proprio praticamente come me l'hanno spiegata a me i medici. Avranno due provette, due test, una delle quali servirà proprio a capire se si tratta di una variante differente da quella, diciamo, della prima ondata di contagio. Ecco Sindaco, le possiamo già confermare che la zona rossa sarà attiva dalla mezzanotte di quest'oggi, quindi da domani Tocco insieme agli altri due comuni, Atessa e San Giovanni Tatino, saranno zona rossa. Questa decisione sicuramente che darà difficoltà alle tante imprese, alle tante attività che sono sul territorio comunale, ma sicuramente, da come è la situazione, da come lei ce l'ha descritta, è una decisione saggia. Sono convinto che sia una decisione saggia, soprattutto perché è stata presa, e l'abbiamo presa monitorando ora per ora lo stato delle cose. Non è stata presa a cuor leggero, noi ad ogni ora, ripeto, anche fino alla tarda notte di ieri, siamo stati in contatto con le istituzioni, con la regione, con la ASL, per verificare la concretezza dell'esigenza. L'esigenza c'è, perché altrimenti rischiamo veramente di non fermare questo contagio all'interno del paese, e poi di conseguenza di escludere che poi esca anche fuori dal paese. Ecco Sindaco, lei rimarcava, e adesso lo sarà sicuramente un obbligo, di tenere i bambini, soprattutto all'interno delle famiglie, lontani da quelli che sono i contatti non proprio stretti. Lei parlava di nonni, di zii, comunque di persone anziane, fragili, in difficoltà. Sì, è il motivo per cui le scuole vengono chiuse alla fine di un processo di analisi della situazione, perché è chiaro che in una situazione
un po' paradossale per cui c'è una zona gialla generalizzata in Italia, ma di fatto le problematiche sono serie, non sono a tocco da Casauria o in Regione Abruzzo per capirci. Poi chiudere le scuole mentre i genitori devono andare a lavoro potrebbe significare che questi ragazzi, magari asintomatici, inconsapevoli, vanno a finire poi per ore e ore nelle case magari di nonni, creando poi un problema grossissimo se dovessero essere positivi e contagiosi. Quindi lo sforzo che chiediamo alle famiglie è di trovare la modalità migliore perché i ragazzi stiano nel loro stretto nucleo familiare. È evidente che con la zona rossa questa cosa forse sarà anche facilitata. E allora noi ringraziamo il sindaco di Tocco da Casauria Rizzero Zaccagnini per averci portato comunque le ultime novità del comune di Tocco da Casauria. Grazie sindaco, per ora il collegamento da Tocco da Casauria finisce qui, ricordandovi l'ultima ora della regione Abruzzo, che sono la notizia più importante, cioè i comuni di Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria dalla mezzanotte di oggi saranno zona rossa. Per ora è tutto, linea allo studio.